Buon Samurai a tutti e ancora buon vaccino e tamponi, ne abbiamo in abbondanza, non smetteremo mai di fare queste cose. Puntata numero 2 dedicata a Los Tres Amigos, poi vi spiegheremo perché ho scelto questo titolo un po' astratto. Sarà ardua la salita per arrivare alle 50 puntate, siamo la numero 2, quindi c'è da divertirsi. La frase del giorno. Ricambia rispetto con rispetto, affronta con saggezza le provocazioni e regala all'ipocrisia la tua indifferenza. In un certo senso potrebbe essere una frase, diciamo, giapponese, ricordando Amatore Scesa, che nel suo modo di vedere le cose in dialetto tireminas, tiriamo avanti, ha detto la stessa cosa. In questo mondo in cui tutti si lamentano, l'unica cosa che ci rimane è fare finta di nulla e tirare avanti. È chiaro che, parlando di Antonio Cesa, dobbiamo ricordare una cosa importante. Noi padani abbiamo avuto una grande cultura asburgica, ecco perché lavoriamo tanto. Purtroppo lavoriamo tanto. Ma cioè, abbiamo la cultura, quindi cultura vuol dire regole. Cosa che i giovani di oggi di regole ne hanno poche, e soprattutto cercano di volere tutto subito senza fare fatica. Grosso dilemma. Abbiamo oggi in studio il maestro Ilio Semino, vedete Yin e Yang. Buonasera. Quindi, a tutti. Bianco e nero oggi, siamo veramente... Grande e piccolo. Grande e piccolo. Anzi, grosso e piccolo. Grosso e piccolo. Il maestro Semino, maestro di karate, e tra l'altro... Cosa sei per quanto riguarda l'Accademia? Rettore. Rettore dell'Accademia, dillo bene. Sì, l'Accademia Nazionale Italiana Karate che abbiamo fondato 3 anni fa, il Consiglio Accademico mi ha nominato rettore ed è un'Accademia che è offerta, diciamo, offre i servizi tecnici e culturali sul karate e sulle discipline affine a tutta l'utenza che la desidera, ecco, non è legata ad alcuna sigla, anche se all'inizio è stata spinta e voluta dal Presidente del Consiglio Federale della FEDIC, che hanno dato una grossa mano a far partire lo start-up di questa Accademia. Poi piano piano l'Accademia si è, diciamo così, autogestita e lo stesso Presidente ha considerato il fatto di liberarla da un impegno, diciamo, di un vincolo di sigle e quindi consentire a tutti di poter accedere alle loro... Perfetto. Siccome oggi abbiamo una puntata molto particolare, e i nostri amigos che sono Nando Balzaro il Bello, Semino il Saggio e Santo Torre, poco santo, che conosciamo bene, Torre. Dalla Sicilia. Quindi dalla terra dove sono nati i grandi campioni, dalla medaglia d'oro del karate 1980 di Madrid. Mariscalco? No, Mariscalco. Scusami, sì, l'allievo del maestro. Attenzione. Sì, Ricciardi. Ricciardi, benissimo. Giovanni Ricciardi. 10 flessioni per l'errore di Mariscalco. E soprattutto... E Mariscalco nel mio cuore. Perché... Soprattutto la medaglia olimpica di questi giorni. Luigi Busà. Luigi Busà, perfetto. Vediamo subito, velocemente, parliamo un attimo di Paralimpiadi che si sono concluse il giorno 5, chiuse le saracinesche, spente le luci, abbiamo ottenuto 69 medaglie, grande record, ma saltiamo tutte le varie voci per mancanza di tempo, il tempo non è galantuomo, e... Vediamo un attimo. Facciamo invece, comunque i complimenti a tutti questi atleti. A tutti, perché lo spirito. E anzi, per la loro capacità di superare difficoltà. Gli atleti impegnati erano 4.400, l'Italia ne ha schierati 115, un grande successo. Tra l'altro, quella è una dimostrazione dove una diciamo un handicap oppure una situazione dolorosa possa trasformarsi in un'opportunità per eccellere e farsi strada. Chiudiamo il discorso Paralimpiadi ricordando la Federcanoa Kayak del presidente Luciano Bonfiglio, che ha ottenuto un bronzo con Federico Mancarella,
nel KL2 200 metri. Quindi importante questa medaglia, la dedichiamo chiaramente sempre su Vivi Sportivo, che è la sigla globale che coinvolge Samurai Channel, nonché Come la Luna e il Pozzo. Bene, saltiamo subito il discorso della politica, ne parliamo dopo di politica. Riuscire ad avere tutte e tre, Nando Balzano, è stata un'impresa, Semino e Torre, è stata un'impresa. Erano più di 20 anni che non ci rivedevamo insieme, non a coppie ci eravamo visti, ma tre assieme non era diciamo mai diciamo che Alessandro Dumas, invece di scrivere Tre Moschettieri, poteva scrivere I Nostri Amigos, sì. Giusto? Per il karate. È stata una bella rimpatriata perché ci ha riportato alla mente 13-14 anni di grandi successi, di sia tecnici che di pubblico, di praticanti, che hanno caratterizzato praticamente gli anni 90, tutto il 90 della film. C'è una cosa importante perché abbiamo scelto di fare questa puntata, a parte la vostra amicizia, nelle nostre puntate precedenti, nelle prime 50 puntate del 2020-21, abbiamo notato con grande gioia, eccetera, che i numeri personaggi che hanno fatto più numeri erano i due Bruni, Bruno Baleotti e Bruno De Michelis, il piccolo e il grande, Davide e Golia, che si sono incontrati, e Baleotti. E noi, siccome abbiamo Balzano, esattamente la terza B. La quarta sono io, Bertoletti. Tu sei sempre, sono sempre in super mezzo. Parte. Io sono sempre in mezzo. Questi tre, diciamo noi tre, abbiamo fatto una grande storia che comunque non dimenticheremo mai. Gli stage a Rimini, gli stage in montagna, gli stage in Sicilia, erano avvenimenti che tutti aspettavano da un anno all'altro, da un mese all'altro, ed è stata una bella avventura. Diciamo che quando avete preso in mano il settore del karate, è stato fatto perché quando la federazione FICTEDA si è divisa per l'ennesima volta, tutte le società del tradizionale Shotokan si sono affiliate alla FIC. Speriamo che non succedano altre divisioni e che si faccia qualche unione magari. Io direi che, se tu sei d'accordo, sullo schermo passerà anche un numero di telefono per quanto riguarda, se qualcuno si vuole mettere in comunicazione diretta con noi. Certo, volentieri. Chiaramente siamo in linea su Well TV, canale 68, bottone rosso, forse per ricordare Putin, no? Chiaramente. E che non ha Sky, potuto andare alle Olimpiadi. Mi ho sempre ricordarlo, e Sky 810. Bene, partiamo con l'intervista dei tre Amigos. Los Tres Amigos. Ecco, vediamo che il nostro regista Caronte. Buon Samurai a tutti e ancora buon bacino e tampone a tutti. Siamo oggi ospiti dello Sporting Club Milano 2, che è un po' il mio club dove ho il mio dojo, e registriamo questa puntata in un certo senso importante perché rappresenta un momento storico nell'ambito del karate italiano. La frase del giorno: la verità siede sempre ai piedi della semplicità, nascoste dalla polvere dell'ignoranza. Un monaco che amava i gatti. Vorrei soffermarmi su questa frase per anticipare l'intervista chiacchierata con i tre ospiti che ho chiamato semplicemente Los Tres Amigos, usando il termine goliardico messicano. Abbiamo Nando Balzarro, il bello, classe 44, ex bello, va bene. Ilio Semino, il saggio, ex saggio,
classe 51, e Santo Torre, il poco santo, classe 53, l'uomo del tampone e del Green Pass. Perché in questi pochi giorni di pace, dopo il frastuono delle Olimpiadi dal Covid di Tokyo, 2020 più 1, ho letto di tutto e ho trovato non scoperto tante ignoranze. Coloro che ignorano anche le cose più semplici e ovvie, scoppiettando da libri e da sentito dire. Mi fermo qui perché non sono Thomas de Torquemada, l'inquisitore, ma semplicemente un giornalista che deve riportare la cronaca bianca o nera che sia. Bene, come vedete dalla copertina di Samurai di settembre, che è dedicata alle Olimpiadi, e ha due medaglie d'oro più gli argenti vari, medaglia d'oro nel Taekwondo, che è il karate coreano, diciamolo tranquillamente, e dell'Aquila, nonché la medaglia d'oro di Luigi Busan per quanto riguarda il karate. Non stiamo a discutere sul discorso di Olimpiadi, né tantomeno sul discorso di se hanno fatto bene, hanno fatto male, non è una cosa che è di nostra pertinenza in questo momento. Vediamo invece di partire con la prima domanda, che in ordine, chiamiamolo così, di alfabetico, daremo la parola prima a Nando Bazzarro, poi avremo Semino e poi Torre, e poi gireremo per le seconde domande. Quindi, come dicevo prima, la domanda: la presenza del karate olimpico farà bene a rilanciare la pratica, al di là del tipo di offerta, oppure no? Questa è la domanda, un attimo. Nando Bazzarro, l'ho presentato prima, ma devo dire alcune cose molto importanti. Nando ha fatto oltre 2.000 lanci col paracadute, oltre 3.000, si ha fatto un segno a 3.000, peggio ancora, vedete che è qua bello, giovane, vegeto, giovane magari no, però vegeto sicuramente, è stato, ha vinto il campionato italiano assoluto di Kumite nel 1976, nella finale con Rosario Capuana, nonché la prima Coppa Italia nel 1968 con i suoi piedacci di Maigheri, perché Nando Bazzarro penso che possa fare concorrenza solamente a De Michelis col suo 56-58 di piede, no? Fai il cinautico, no, di solito, ecco, benissimo, vai la parola a te sul discorso se il karate farà bene, il karate olimpico farà bene alla promozione oppure no. Le Olimpiadi? Sì. Yeah. Perché ti chiedo scusa, non ho capito bene la domanda. Allora, la domanda è semplicemente questa. Abbiamo visto il karate per la prima volta alle Olimpiadi, ecco. Giusto? Dopo 50 e rotti anni. E farà bene, ho capito, il karate che abbiamo visto all'affluenza nei vostri dojo. Esatto, vostri capito. Bene. Allora, sarò... di pochissime parole e nello stesso tempo perentorie, perché credo di avere le idee abbastanza chiare. Allora, se veramente facesse bene essere alle Olimpiadi con uno sport, allora avremmo il taekwondo con le palestre piene, avremmo le sale di scherma con le palestre piene, avremmo, ditemi voi un'altra disciplina, il judo con le palestre piene, non è così, fanno la fame nel senso buono che un po' tutte adesso le arti marziali stanno sentendo. Quindi se fosse vero questo è il mio parere, ovviamente, che le Olimpiadi danno promozione gente, allora il taekwondo traboccherebbero le palestre. C'è la palestra a Bologna di taekwondo che sono in tre, va bene? Ecco, quindi questa è la mia risposta. Capisco di essere un po' radicale, però sono assolutamente convinto che dal punto di vista di riempire le palestre, come molti dicono, no, perché sarebbe accaduto già negli altri sport che da anni sono lì, judo, scherma e taekwondo.
Allora, Semino, tocca a te. C'è una cosa importante che dobbiamo dire. Il taekwondo è andato alle Olimpiadi nel 2000 a Sydney, non ha portato a casa medaglie, ha recuperato poi a Londra, eccetera. Il taekwondo era nato in piccolo nel centro Italia, centro sud Italia. Oggi ha uno sviluppo veramente notevole. Voi non lo immaginate, perché esiste una federazione veramente consapevole che si ha molto da fare dal punto di vista della promozione, video, eccetera, eccetera. Però cosa che purtroppo il karate non... Però le palestre sono vuote. Le palestre sono quelle che sono. Nel nord specialmente hai perfettamente ragione. Però le cose potrebbero anche cambiare. Un momento, perché poi ho dimenticato magari qualche cosa, poi mi dici, ma io sono anche, eccetera, eccetera. Ilio Semino, oltre a essere maestro genovese, giusto? Quindi col bacino tirato con tutti i genovesi, no? Ma soprattutto, come dici... Se qualcuno vuol mandare qualcosa... Quindi diciamo che un po' Semino è anche un po' come la sua città di Genova. Superba, quindi dobbiamo considerare con questo tipo di influenza. Oltre è nella fisica, nella FESIC oggi, dalla ex fisica, è passato alla Filteda, poi in FESIC, e dirige, è il rettore dell'Accademia FESIC, ANICA, che è indipendente dalla federazione, ma comunque è sotto l'ombrello della federazione, è guidata dal presidente Sean Henke, e da un ottimo maestro dal punto di vista della promozione e sviluppo del karate, kata e bungai. Prego. Buongiorno a tutti. Sì, io in FESIC, al di là del fatto dell'Accademia, sono consulente tecnico federale, e questo incarico che mi è stato assegnato dal presidente Sean è anche un incarico che affronto con grande responsabilità e che, insomma, ogni giorno mi tiene impegnato a cercare di migliorare quello che è la mia proposta. Tornando alla domanda del direttore, negare che le Olimpiadi non siano una vetrina straordinaria per qualunque disciplina sarebbe pazzesco, nel senso che credo che l'Olimpiade sia l'unico evento sportivo che guardano tutti. Quindi la presenza del karate è, seppur in parte, diciamo così, deturpato da molte delle sue caratteristiche, è stato comunque sicuramente un successo, nel senso che tutti hanno sentito dire karate alle Olimpiadi. Quindi se servirà ad aumentare il numero di iscritti, non possiamo dirlo oggi, perché, come ha detto il maestro Nando Valzarro, le esperienze degli altri, io non conosco i numeri, però sembra che non siano proprio, diciamo, diventate così importanti queste partecipazioni. Io posso dire che soltanto che credo che per far sì che la gente vada in palestra serve la qualità di quello che si insegna, e sia in termini tecnici che educativi. Poi, se però il nome karate circola in un contesto quale è l'Olimpiade, ovviamente male non fa. Questo è quello che penso io, ecco. Diciamo che il concetto dell'universalità dello sport, come l'Olimpiade, dovrebbe in un modo o nell'altro fare bene. Quello che ha detto Nando Bazzaro sul discorso della scherma, che è in diminuzione, ma in diminuzione anche a livello internazionale, e lo abbiamo visto anche a livello medaglie, abbiamo preso poche medaglie dal punto di vista della scherma, che di solito sono sempre state il punto di riferimento. D'altronde c'è anche da dire una cosa, che queste selezioni olimpiche in tutte le discipline passano attraverso severissimi step, dove bisogna partecipare a moltissime competizioni, anche costose, e in giro per il mondo, e quindi è chiaro che non sono alla portata di tutti. Bisogna avere una struttura solida, o, come fortunatamente abbiamo noi, dei gruppi sportivi militari che consentono a questi ragazzi di prepararsi al meglio. Però è chiaro che l'Olimpiade non è aperta al grande pubblico, e quindi il fatto che un ragazzo vada in palestra perché pensa di andare alle Olimpiadi non è da ritenere, non è una cosa che possa accadere, ecco.
Quindi... Passiamo al nostro, il terzo, eccolo lì, preoccupato. Santo Tore, catanese, è un po' lo spirito dei Lombardi, dove ha lavorato in modo assiduo negli anni 70. Dopo un periodo sotto tutte le bandiere, ha trovato posto a Gomitate, in Filteide, ora in Filca. È un fine docente, non smetterebbe mai di insegnare. Di solito la sua ora, giusto, diventa un'ora e mezza e dobbiamo bloccarlo perché ha veramente stancato più o meno tutti. Come membro della Commissione Tecnica Giovanile ha portato l'Italia in Finlandia a un grande risultato. Che anno era, Santo? Ma nel 2006 siamo stati, i primi al mondo con 5 ore. Tra virgolette, quattro siciliani e una lombarda. E una lombarda. Così, cioè, voi diciamo metterci in handicap, ma noi del nord. No, voglio dire che ho detto tutto. No, hai fatto un grande risultato che rimane un discorso storico. Mi ha soppiantato anche in Polonia, Santo Torre, prendendo il gruppo di Antoniak, erano i miei allievi, no? E ha portato un beneficio di carattere tecnico e un progresso veramente notevole. Va anche in Giappone, a insegnare il giapponese il karate. Insegnare, una parola molto difficile. Insegnare, vado su invito della Japan Junior e di altri club, infatti il prossimo anno avrò un altro appuntamento a Hokkaido e a Tokyo. Ma insegnare i giapponesi mi sembra una cosa molto grande. Vado lì, come il livello in Giappone non è come si pensa, non è che tutti i giapponesi facciano, è come in Italia, anzi posso dire che in Italia abbiamo veramente un ottimo livello, sia nel kata che nel kumite, pertanto tutto il mondo, il paese, è ovvio che l'atteggiamento mentale è diverso, questo sì. Beh, torniamo alla prima domanda che abbiamo fatto. Secondo il tuo punto di vista, da catanese, quindi diciamo già il regno delle due Sicilie, la Trinacria, eccetera, come vedi la promozione dopo le Olimpiadi? Porterà dei benefici? Ma secondo me, come ha detto già il mio collega Ilio, sicuramente è una gran bella cosa il fatto che il karate è alle Olimpiadi. Dovrebbe portare benefici, ma questo dipende da noi. Non dipende dal fatto che il karate è entrato alle Olimpiadi. Sì, è un aiuto, è un eccellente aiuto, ma poi senza il lavoro nostro o di quelli come noi a far sì che questa disciplina si perda solo in quattro cose, è ovvio che non so fino a che punto. Anche perché io, per esempio, mi è piaciuto il fatto che siamo stati alle Olimpiadi, anche se avrei preferito, per esempio, mancava la cosa più importante, il kata con il bunkai, che rappresenta veramente questa disciplina, no? Oggi difficilmente chi vede il kumite non capisce, purtroppo, ma non capisce anche chi vede il kata. Quando molti mi hanno detto, ma cos'è, questo è il karate? È ovvio che la presentazione di questa disciplina non è stata una presentazione, ripeto, gli atleti per arrivare lì e quello che hanno fatto non è di tutti, ce ne vuole, lavorano come i pazzi, non è che arrivano lì e sono, devo dire, sia Busà, che conosco perfettamente, sia lui che il papà, e non è bravo, è molto bravo. Poi possiamo dire tante altre cose, però uno che si allena 3 ore al giorno, 4 ore al giorno e arriva lì, ricordiamoci che Busà non ha vinto solo le Olimpiadi, e da 10 anni a Tampere vinse il primo campionato del mondo da junior, nei senior. E la Viviana anche lei, insomma, niente da discutere. Dico solamente che nell'immaginario collettivo non si identifica in questa maniera, capito? Perché chi vede, se noi facciamo vedere un filmato, il profano non capisce che cosa si sta facendo. Sì, vede il kata, gesti rapidi, veloci, o vede il kumite, però non capendo i regolamenti purtroppo si è un pochino lontani dal karate che facciamo noi. Diciamo, io ho messo una premessa a questa nostra chiacchierata, a questa nostra intervista, che non entriamo nello specifico
dall'operazione Olimpiadi, perché potremmo discuterne a non finire, dal punto di vista del regolamento, perché 40 atleti più uno contro i 256 maschili del judo, ad esempio, o i 280 del taekwondo, potremmo discutere, ma non è questo, diciamo, il tema della nostra giornata, della nostra chiacchierata. Io vorrei concludere dicendo, speriamo che questa grande opportunità di andare alle Olimpiadi venga sfruttata a favore del karate e nella maniera giusta. In un certo senso, Santo, hai anticipato la seconda domanda. Adesso partiremo da te e poi avremo Semino e ultimo Nando, diciamo l'ultimo della classe. Bene, diciamo che la domanda che l'hai un po' anticipata: ritenete che si debba migliorare l'offerta del prodotto karate o proseguire così alla disperata, come un po' l'andazzo di oggi? Penso che si debba migliorare molto l'offerta, perché non abbiamo un'offerta eccellente. Sì, ci sono degli ottimi maestri, ma non sufficienti per divulgare questa disciplina nella sua vera natura. Ci vuole molto molto più impegno da parte nostra, da parte di chi, specie i giovani istruttori, i giovani maestri che hanno perso, proprio non hanno le basi fondamentali. Ora non voglio dire che noi abbiamo fatto tanto per arrivare dove siamo, conosciamo perfettamente questa disciplina chiamata karate, e ahimè non è così per tutti. Bene, bene. Semino? Io penso che innanzitutto sia necessario fare una rivisitazione della formazione dei tecnici, formazione intendo tecnica e culturale. Questo poi saranno le organizzazioni, la federazione a decidere in che termini, in che modo, perché in questi ultimi anni, specialmente con l'esagerazione dell'agonismo, si sono persi un po' i valori di quello che erano le caratteristiche della disciplina agli esordi, cioè i cerimoniali, la filosofia, la storia, la cultura. Io credo che si aumenti la competenza attraverso l'aumento della capacità tecnica e della capacità di conoscere la cultura della disciplina che si pratica. Quindi credo che le federazioni, la federazione e le organizzazioni che purtroppo oggi fanno da contorno in maniera spregiudicata e ne nascono tutti i giorni, debbano comunque fare molta formazione verso i tecnici, sia di carattere appunto pratico che teorico, e prepararli anche a quello che sono le nuove metodologie che purtroppo vediamo che ci sono tecnici che lavorano ancora come si lavorava 30-40 anni fa. Oggi la richiesta, la società è cambiata, la gente vuole un altro prodotto, vuole competenza. Prima non c'erano tutti i professionisti che oggi si avvicinano alle discipline, intendo dire medici, intendo dire esperti di fisiologia, eccetera. Quindi bisogna essere al pari delle altre discipline dei professionisti, e questo dipende prima di tutto dalla volontà dei tecnici e secondo dalle proposte che fanno le federazioni e le organizzazioni in termini di formazione, di corsi, di aggiornamento. Sentiamo la voce di Nando Balzarro. Nando Balzarro qua è un po'... Intanto devo... fare una premessa, tornare sulle Olimpiadi, perché non vorrei essere stato frainteso. Io alle Olimpiadi non ho visto il karate che io conosco, però ho visto dei grandissimi atleti, preparatissimi, bravi, disciplinati. Ho visto veramente la qualità di queste persone. Non ho visto il karate, perché la mia idea di karate è un'altra, non quella che ho visto alle Olimpiadi, ma come abbiamo detto, non dobbiamo parlare di queste cose. Però ecco, volevo chiarire
tanto di cappello agli atleti per tutto quello che hanno fatto per arrivare lì e per quello che hanno fatto lì. Ecco, mi raccomando, che non vorrei essere frainteso in questo senso. Detto questo... Sono dei professionisti, no, non dimentichiamo che è il loro lavoro. Se loro fanno tre ore di allenamento tutti i giorni, io faccio 8 ore in azienda, cosa devo dire allora? Cioè, il discorso di base, non mettiamolo su questo concetto solamente, perché è il loro lavoro... Sì. E non fanno servizi? Va bene, va bene. È chiaro? Però ho capito. Lo lavoro e lo fanno meglio degli altri se sono arrivati. Cappello, chapeau per i risultati, esatto. Chapeau su tutto, però non dobbiamo dire che no, si spremono. Ci tenevo a precisare che la mia non è una critica agli atleti, ci mancherebbe altro con tutti i sacrifici che fanno. Poi sì, hai ragione, sono professionisti e va bene, va bene, va bene. Ormai chi è che non è professionista quando va alle Olimpiadi, eh? Non c'è il dilettante che si allena 2 volte alla settimana. Per venire alla parte che... il karate secondo me, come ha detto lui, come ha detto il maestro Santo, non è più quello, cioè... Noi abbiamo fatto, noi maestro Semino, ti tiro dentro subito, noi abbiamo perso identità e quando uno perde la propria, un uomo, una disciplina, perde la propria identità, è finita. Infatti noi come karate, parlo del karate che abbiamo conosciuto noi e vi chiamo in causa per questo, non c'è più, abbiamo perso la faccia, l'identità. Va bene quello che hai detto, Sam, riguardo bisogna aggiornare. Io sono laureato in scienze motorie e già allora ero su quella lunghezza d'onda, figuriamoci se non ti do ragione. Però non perdiamo i valori, non perdiamo i principi, non perdiamo quella disciplina che ti faceva dire io faccio karate. Che ti sentivi... diverso perché era qualcosa di estremamente coinvolgente, estremamente, come posso dire, ecco, lo dico, era una scelta di vita. C'è differenza tra sport e scelta di vita. Ecco, questo io continuo a dire, il karate è una scelta di vita, per i maestri è una missione, altro che formazione, per i maestri è una missione. Cioè tu nella vita cosa fai? Il maestro, non che così ogni tanto si aspetta che faccia una lezione. Usurpazione di titolo, diciamo così, come concetto in generale. Com'è? Tutti sono maestri, quindi usurpazione di titolo, non c'è il concetto. Certo, non volevo dirlo, comunque l'hai detto tu, va bene. Quindi questo è quello che penso, so di essere controcorrente, so di essere isolato, ma il karate... che io considero tale, non c'è più, non lo facciamo più, è tutto proiettato verso l'agonismo, tutte le federazioni, non mi raccontate diversamente, tutte le federazioni che nascono per partenogenesi, cioè si dividono, avete presente le divisioni cellulari, ecco quello lì, nascono tutte le gare e ancora le gare. Siamo arrivati alla terza domanda, e inizierà Iglio Semino. Qui è una domanda complessa. Proposte per le rispettive federazioni di appartenenza e per Nando Battitore Libero intendimenti futuri. Ma possiamo anche inserire, volendo, un'idea così che è balzata così. Ma io sia, quando il prossimo anno si possa fare qualche cosa di interessante, uno stage, voi tre, giusto? Tanto per dare un rafforzamento a quello che oggi ci stiamo dicendo. Prego. Ma io non posso che confermare che il karate è cambiato da quello che facevamo noi 30, 40 e ancora 25, 30, 40 e oltre anni fa. Però devo dire anche che sono cambiati anche gli utenti, quello che facevamo noi
40 anni fa, se lo fai oggi rimani solo il maestro in palestra. Bisogna insegnare la filosofia, la storia, la cultura, i principi fondamentali di quello che sono le origini della disciplina, ma ovviamente la forma deve essere diversa, altrimenti oggi il mondo è cambiato e questo chi non lo accetta è fuori dal tempo. Ecco, che poi io, voi lo sapete perfettamente, anzi il direttore mi ha onorato della sua presenza all'ultima lezione che ho fatto due domeniche fa, io faccio una lezione di karate come le facevamo ai tempi, diciamo, che ricordava Nando, però è chiaro che l'impegno e la fisicità sono adeguate a quello che sono oggi le persone che frequentano il corso. Prima noi eravamo dei giovanotti pronti a tutto, oggi vengono delle persone di 40 anni, di 50 anni e oltre, che amano la forma del karate giapponese, la cerimonia, l'abbigliamento, gli piace fare i kata perché magari li convinciamo che sono esercizi che li tengono in salute ed è giusto che sia così, però è chiaro che lo fanno con uno spirito che è diverso da quello che faceva che facevamo noi e ancora di più che facevano i miei predecessori che sono il maestro Balzarro, Parisi, Falzoni, che erano tempi in cui quando si andava in palestra non si sapeva se si riusciva in piedi o sdraiati. Quindi non credo che oggi questo sarebbe più proponibile. Per quello che invece riguarda l'ultima domanda che ha fatto il direttore, io credo che ogni federazione abbia una sua, come usano dire in Filcam, una sua mission, no? Io ho accettato molto volentieri di collaborare con la FESIC perché abbiamo un settore, ovviamente, come ha detto Maestro Balzaro, che si occupa dell'agonismo, perché i giovani oggi amano confrontarsi e sarebbe autolesionistico impedirglielo, nel senso che, visto che le competizioni esistono, è giusto che chi fa di lavoro il dirigente federale consenta la partecipazione alle stesse. Ma nello stesso tempo noi abbiamo dell'attività di tradizionale, di karate per la seconda e terza età, abbiamo tutta una serie di iniziative e l'Accademia è nata proprio per questo scopo, che sono di carattere culturale, sociale e diciamo di informazione generale per quello che sono le discipline del karate, delle scuole, quelle che comunemente si chiamano stili, e su quello che sono le origini e quello che potrebbe essere l'evoluzione. Tant'è vero che all'Accademia hanno insegnato maestri e docenti di tante discipline e di tante provenienze. Quindi io credo... Scusa, l'Accademia sì. È anche iscritta a Lezio? Sì, l'Accademia è un ente certificatore della Euretics Ezia, che è stata una delle prime, e come lo è la FESI, che credo che sia stata la prima federazione nel 2015 ad ottenere questa, avvicinare, diciamo, questo lavoro sui certificati europei e ad avere la qualifica di ente certificatore, e siamo stati infatti a Bruxelles nel 2016, scusate, e a portare questa nostra candidatura ad essere. Poi ora la Euretics si è diffusa in quasi tutte le organizzazioni, anche perché sembra che questa certificazione europea possa essere in futuro un qualche cosa di un documento importante, come già lo è adesso. Però io non darei suggerimenti alle federazioni perché non è il mio lavoro, anzi io quello che la federazione mi chiede di fare cerco di farlo nel migliore dei modi per quello che riguarda la mia competenza nello specifico. Sentiamo la voce di Nando Balzarro, che vedo che si muove, che lì è nervoso, freme. Cosa vuoi sapere? Mi ripeto la domanda. Ero già partito per quanto c'è un nuovo libro. Sì, cioè, sono gli spunti. Tra le nuvole. Allora, le proposte delle rispettive federazioni di appartenenza, quali potrebbero essere gli impegni futuri? Tu sei un fortunato perché sei libero
Non è una federazione di appartenenza, la tua federazione è Nando Balzaro Karateka, maestro di karate. Però come concetto abbiamo, sono stati espressi dei valori diversi. Quindi secondo il tuo punto di vista cosa bisognerebbe fare? Ma cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe, insomma, io non voglio fare il nostalgico, però le gare le abbiamo fatte, cioè si facevano le gare, però si facevano le gare, si sapeva che quando finivano le gare continuava il percorso. Adesso io scommetto con voi tutti, di tutti gli agonisti, compresi quelli che hanno fatto, quanti una volta scesi dal podio, quando si spegneranno le luci e i flash che li fotografano, quanti continueranno? Perché se non gli viene dato questo, ma tutti noi abbiamo fatto le gare, io ho combattuto per 12 anni, tu pure, no? Di più, non lo so, e quindi vuoi che non sappia, ha detto giustamente il maestro Semino, ma i giovani vogliono fare la gara, ma certo, ma gli dobbiamo far fare le gare nello stesso tempo dire guarda che non è questo, falle le gare, vinci, vai all'Olimpia, ma non è questo. Quando dico che abbiamo perso l'identità, alludo, mi riferisco proprio a questa cosa qui, cioè far capire che la gara è importante, ci si confronta, si vince, si perde. Vi ricordo che la maggior parte perde, non la maggior parte vince, e quello che perde in genere facilmente abbandona. Sì, dice vabbè, se perdo sempre, aspetta che vado a giocare a tennis. Ecco, quindi quello che voglio dire, il karate dovrebbe le gare, ma con quello spirito lì, che sai che è un momento della tua esperienza e poi comincia quello vero, che io chiamo quello vero perché poi si entra nel profondo, perché il karate è profondo. Cioè, ma perché noi siamo ancora lì a fare lo stesso kata? O siamo cretini che non continuiamo a fare il Basedai? Evidentemente, siccome non siamo cretini, evidentemente ogni volta scopriamo qualcosa di nuovo nello stesso gesto. Questo è il karate, come la vita. Allora, la parola, ho finito, all'ultimo giro di Boa è Santo. Cosa dire, hanno detto quasi tutto. Io dico solamente una cosa: i tempi cambiano. Funakoshi sicuramente non faceva il karate che faceva il maestro Shirai, e suo figlio faceva un karate diverso. I tempi cambiano, le modalità cambiano. Come ha detto Ilio, se oggi noi facessimo una lezione come la si faceva 20 anni o 30 anni fa, non so chi rimane in dojo. Io da solo, con 2 o 3 persone, sicuramente. La polizia ci chiamerebbe, la mamma sicuramente. Pertanto voglio dire che bisogna anche un pochino adattarsi ai tempi, perché troviamo l'utenza di oggi, non è l'utenza di ieri. Io ricordo ieri che un dojo di 5 metri per 10 metri avevo 50, 70, 80 persone, eccetera, eccetera. Oggi è difficile reclutare, anche perché allora come disciplina marziale c'era il karate e basta più. Sì, poi c'era l'aikido, qualcosa, ma il karate era quello che è il fulcro, no? Ma dopo 10-15 anni ne abbiamo viste di tutti i colori, no? Attingendo al karate ne hanno fatte di tutti i colori. Pertanto adattarsi ai tempi senza allontanare, tenere sempre con forza il passato, questo è importante, ma guardare sempre e possibilmente senza mai criticare gli altri, perché ognuno quando va nel dojo, al di là di quello che il suo maestro gli racconta, se esce felice, se ha passato un'ora felice e contento, va benissimo. Chi lo dice che lui sta sbagliando o non sta sbagliando? Beh, poi noi, è ovvio, ci sarebbe da parlare all'infinito, però il fine è questo, il fine è, ho finito la lezione, avevo 12 partecipanti, sono usciti felici e pronti per venire ancora. Pronti per entrare ancora e fare l'inchino nel dojo, il dojo che è un luogo dove mi rende felice un'ora, mi rende pieno, infatti i saluti, tutte queste cose, la tradizione, voglio dire, ma senza denigrare o parlare di chi solamente, perché queste cose qui non ha avuto la fortuna, perché magari questi atleti qui che insomma fanno solo agonismo,
non hanno avuto la fortuna, una. Seconda cosa, le federazioni o comunque indirizzano a fare una cosa piuttosto che l'altra, chi è più portato nel comité non perde tempo nella tecnica, è la gara, è la competizione. Poi se ha un buon maestro e oltre a questo ha fatto fare un buon karate, perché io dico sempre una cosa, fai 2, 3, 4 anni di buon karate, il buon karate è tutto, è il kion, sono i kata, è il comité prestabilito che non esiste più, il gon comité, il kion ippon comité, il jiu ippon comité, robe che io faccio personalmente, perché gli esami dei miei studenti fanno kion ippon comité. Gli esami per i livelli bassi fanno i Taikyoku, fanno Fukyuka Taichi, Apo Taikyoku, sono dei pre-kata che oggi sconosciuti ai nuovi, sconosciuti. Quando qualcuno parla di queste cose, ma cosa sta dicendo e di che cosa sta parlando? Allora, è ovvio che dipende da noi cercare di tenere, aggrapparsi, forte aggrappato al passato, ma guardare anche il futuro. Se no chiudiamo il dojo e cambiamo lavoro. Bene, allora, non cambiamo lavoro. Diciamo che abbiamo aspettato 50 anni più uno per vedere il karate alle Olimpiadi. Abbiamo visto a Tokyo i salti di gioia, azioni fuori dallo spirito del Budo. Mi sono riconciliato solo quando il giapponese Ryo Kiyuma, vincitore del kata, si è inginocchiato andando a salutare il coach dell'avversario. Ritengo che il karate può fare anche a meno dei giochi, o meglio, cambiamogli nome, perché no? Se questo è il karate. Queste sono diciamo valutazioni personali, è chiaro. È un mio pensiero e non entro nei meriti e dei meriti della carta dei dirigenti della WKF. Frase di chiusura. La montagna è la montagna, la via è la stessa di sempre. Ciò che è cambiato è il mio cuore. Lo Zen, la fase della trasformazione. Eccoci di nuovo in studio, mamma mia come era lunga, Siamo arrivati in tre, è vero? Era tanto che non ci vedevamo. Esattamente, caspita, tutti questi anni, 20 comunque anni quello che in qui in 45 minuti. Quello che è uscito però è il fatto che probabilmente, anche grazie alla tua intercessione presso le sedi appropriate, riusciremo a fare questo stage che il maestro Balzaro intende chiamare A volte ritornano. Speriamo che sia più di una volta. Sì, diciamo che l'idea è anche di farlo a Rimini, che è sì, stato un po' a Rimini, che è stato un po' il tornare sul posto sul luogo del delitto, no? Tornare sul luogo del delitto. E adesso se si riuscirà a fare questo stage, magari nella primavera prossima, faremo con Samurai tutta il battaglia pubblicitario e magari i vecchi amici che hanno scritto. Vedendo le fotografie che ci sarebbe stata questa riunione, ci hanno scritto che si ricordano e hanno anche citato molti episodi che gli sono capitati quando venivano ai nostri stage negli anni 90. Maestro Semino, diciamo che armiamoci del detto di Vittorio Alfieri, volli, sempre volli, volli fortissimamente volli. Quindi, e ci leghiamo alla sedia. Esattamente, e ci leghiamo alla sedia. Finché non ci fanno fare lo stage, rimaniamo legati. Rimaniamo legati alla sedia. Benissimo. Prima di concludere questa nostra trasmissione vorrei parlare un attimo dei programmi di questo weekend. Abbiamo sabato l'assemblea del Kwankido, stagionale del Kwankido, sarà presente il direttore tecnico Roberto Bismara e il presidente Zambrotta e interverrà il professor Gordiani dell'Etisezia del Parlamento Europeo per quanto riguarda il discorso dell'evoluzione proprio in funzione della pratica. Ci sarà anche il sottoscritto, come sempre, tanto per cambiare. Ovviamente. Mr. Prezzemolo. Esattamente. Sabato e domenica la FICTA celebra un grande stage in cui sarà presente a Igea Marina anche il maestro dei maestri, Hiroshi Shirai, classe 1937.
Domenica mattina ci sarà anche l'assemblea ordinaria delle elezioni. Vedremo cosa passerà il convento. Di solito diciamo che il professor Achilli, che è diventato ben cavaliere della Repubblica Italiana, complimenti al professor Achilli, con il titolo di Gran Croce, quindi siamo ormai al massimo del vertice, si ripresenta dopo 31 anni, ovviamente, e vediamo cosa passa. Gli auguriamo non un grosso successo. Sì, non dimentichiamo che il maestro Shirai ha ricevuto il 29 di aprile di quest'anno dal governo giapponese la onorificenza del sollevante d'argento con rosetta per la sua promozione della cultura giapponese nel mondo. Bene, diciamo che siamo alle ultime battute. Scriveteci, guardate sui vari social questa nostra trasmissione, fatene buon uso. Frase di chiusura, che non è quella che abbiamo mobilitato durante la trasmissione, che se un giorno non avrai voglia di parlare con nessuno, chiamami, staremo in silenzio. È un buon detto del buon star zitti, non si è mai scritto. Certe volte è meglio non parlare, riflettere, contare anche, non fino a 3, ma fino a 40 almeno, prima di dare qualche risposta poco ortodossa. Vi ricordo che siamo sempre su Well TV, canale 688, bottone rosso, e Sky 810, quindi avete, da domani mattina su tutti i vari web troverete la nostra trasmissione. Ci rivediamo giovedì prossimo per la puntata numero 3. Buon samurai a tutti, e soprattutto non dimenticate tamponi e vaccini. Dovremmo ricordarlo anche a Santo Torre. Facciamo questa, una canzone. Tamponi, vaccini. A Santo Torre, perché ha fatto una sua biricchinata proprio durante la trasmissione. Sai che santo deve farsi notare. D'altra parte il poco santo. È poco santo, quindi va bene. Buona serata a tutti. Grazie di esserci stati. Buona serata a tutti. E grazie alla regia.